E proprio l'allenatore bianconero Gigi Maifredi commenta al nostro microfono le vicende del torneo. Gigi Maifredi, facciamo un commento a questa giornata di campionato. Allora, partiamo dalla testa della classifica, la Sampdoria va a Napoli e vince 4-1. Direi che questa è la sorpresa più grande, perché in un campo difficile come Napoli si sperava e si pensava che la Sampdoria potesse perdere quantomeno un punto. Ne è uscita vittoriosa, direi che vanno dei grandissimi applausi a questa squadra che sta onorando la testa della classifica. Il derby. Ma il derby ha vinto la squadra che si è proposta in settimana. Io leggevo e c'era questa Inter che diceva di vincere a tutti i costi, dall'altra parte mi sembravano un po' meno motivati, e la partita ha dato ragione a chi probabilmente ha voluto di più la vittoria. Il Bologna si è ripreso 3-0 al Bari. Bene, questo mi fa piacere, indipendentemente dal fatto che abbia vinto col Bari o con un'altra squadra, perché la mia ex squadra meritava questa soddisfazione dopo aver sognato un attimino domenica scorsa. Il Parma ha vinto a Pisa. Il Parma ormai non è più una sorpresa, è una squadra frizzante che finché resteranno questi campi leggeri avrà grandi possibilità di vittoria su tutti i campi. La Fiorentina? La Fiorentina mi sembra abbia pareggiato, ha fatto un buon punto, perché andare a pareggiare in un campo minato, fra virgolette, come poteva essere quello di Cagliari, è una buonissima impresa. Avvicinandoci al derby non posso che chiederti del Torino. Il Torino mi sembra che quest'anno sia una squadra quadratissima che ha la possibilità di fare risultati su tutti i campi. Oggi è andato a pareggiare anche lui in un campo difficilissimo, e questo va a merito degli uomini di Mondonico.